Ciao, in questo video voglio farti sentire come suonano le corde vecchie rispetto alle corde nuove su un basso come lo Stingray. Mi ripropongo tutte le volte di fare questo video per autoricordarmi di quanto, quando monto le corde nuove, mi piacciono di più sentire queste corde rispetto a quelle vecchie. E probabilmente uno si autoconvince che suonando sempre sulle corde vecchie si accontenta di quel suono e gli sembra che vada bene. Poi nel momento in cui lo cambi si sente subito la diversità. Allora, voglio andare a montare queste DR Dragon Skin che ho acquistato nuove. Non le ho mai montate, sentiamo come suonano. Adesso ho ancora le corde vecchie. Eccomi, ho finito di montare le corde, quindi le ho montate da 5 minuti, quindi potrebbero essere anche ancora un goccettino a scordarsi facilmente. Andiamo quindi a effettuare anche qua il test audio sui tre groove e ci vediamo dopo per le considerazioni. Bene, eccoci. Allora, come dicevo nella prima parte, secondo me il messaggio è: ma perché cacchio ho aspettato tanto a cambiare le corde? Allora, ci tengo a dire che le altre erano delle GHS Boomer, mi sembra,
0,45, quindi stessa scalatura, erano quelle rivestite, anche queste dovrebbero essere rivestite, montate ahimè a febbraio 2021, quindi sono delle corde che, non picchiatemi, avevano un anno. Purtroppo l'attività live è quella che, quindi non ho cambiato le corde prima, avendo anche tanti bassi, ho usato degli altri e quindi è andata bene così per un anno. Ma io quando suonavo comunque mi continuavo a dire: sì, vabbè, ma non sono ancora così malandate, il suono è ancora bello, il suono le fanno le mani. È vero, è tutto verissimo. Però, come hai sentito, la brillantezza che vai a sentire quando hai le corde nuove è un'altra cosa, ti fa suonare anche diversamente. L'ho sentita soprattutto nello slap, chiaramente, ma anche con il plettro, lo sferragliare, anche con le stesse dita. Analizzando anche le forme d'onda, ho anche visto che il segnale è più alto delle corde nuove, perché avendo comunque più armonici il segnale è più brillante e vedo anche più dinamica nella risposta di frequenza del basso. Quindi assolutamente le corde quando si riesce sono da cambiare, e spero che con questo video, autoriguardandomelo, le cambierò più spesso. E niente, ci vediamo allora al prossimo video. Grazie per avermi seguito fino alla fine e a presto, ciao.